quello che è successo stamattina. Io credo che abbia fatto un errore il centrodestra di governo, nel senso che il centrodestra che è al governo, secondo me, deve considerare che ogni volta che fa delle scelte, e queste scelte bisogna capire quali sono le conseguenze sulla tenuta poi della maggioranza e del governo. E oggettivamente quello che hanno fatto oggi, con una scelta che ha aggiunto tensioni, che ha aggiunto un elemento di rottura, è qualcosa che rende la giornata di oggi una giornata in cui la compattezza della maggioranza ha fatto un gradino in giù, cioè ha sceso un gradino. E io penso che questo non sia una cosa buona in questo momento, perché credo che siamo di fronte a una fase di politica internazionale, di scelte di politica economica, di grandi responsabilità che il Paese deve prendersi, che hanno bisogno di un governo e di una maggioranza chiara, coesa e non di tensioni ulteriori. Per cui penso che sia stato un errore. La mia, aggiungo una sola parola, e cioè io dalla giornata di oggi esco alla fine della giornata di oggi, giornata intensa in cui io penso abbiamo vissuto anche un momento forte, importante, che non dobbiamo sottovalutare. Un paese nostro amico, alleato come la Finlandia, che ha deciso nella giornata di oggi di legarsi fortemente all'Italia, perché non so se a tutti è stato chiaro quello che è accaduto oggi, cioè oggi la Finlandia ha formalizzato, oggi 18 maggio, un passo storico per loro, e ha deciso di farlo con la visita del suo primo ministro a Roma. Io considero questa scelta una scelta che onora il nostro paese. L'ho detto alla prima ministra Sanna Marin, che ho incontrato oggi a colazione, è un onore per il nostro paese, un onore per Roma, che sia stata scelta Roma e il nostro paese per un momento di questo genere. Però io termino questa giornata storica per certi versi con diversi grammi di preoccupazione in più rispetto a come l'ho cominciata, nel senso che la mia impressione è che gli incidenti si stanno accumulando, e per l'esperienza che ho, che purtroppo non è piccola, troppi incidenti che si accumulano poi possono far deragliare una macchina di un governo senza che si voglia.